Buonasera, buonasera e ben trovati con il nostro quotidiano Post TG, un Post TG che anche oggi sarà a tema sportivo, perché chiaramente questo è l'ordine del giorno per la nostra, che è la TV ufficiale del club, con un Udinese che oggi ha sostenuto l'ultimo allenamento in terra austriaca, domani l'ultima amichevole del ritiro estivo 2024 prima del ritorno a Udine. Non sarà l'ultima amichevole in assoluto, perché poi ce ne sarà una anche sabato contro l'Al-Hilal, però quella di domani contro l'Aris Lima Sol va a chiudere di fatto il ritiro estivo a Bad. Ne parleremo, ma ci concentreremo soprattutto sul mercato per capire quali sono i nomi in entrata e in uscita proprio per il club bianconero, e lo farò ovviamente non da solo ma con Stefano Giovanpietro, che è qui a farmi compagnia. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao, ciao Alessandro e bentrovati a tutti voi. Allora, io ti sfrutto subito perché insomma ormai abbiamo capito che il ritiro è agli sgoccioli, ormai la squadra è da settimane che si sta allenando, sono rientrati i nazionali, hanno anche già giocato e Lovric anche già segnato, però la rosa è lunga, qualcuno entrerà, qualcuno uscirà, e allora io di fatto volevo provare a capire un attimino anche con te, ruolo per ruolo, quelle che potrebbero essere le trattative. Poi lo sappiamo, insomma, Samardzic ci insegna, tutto può succedere, però partendo dalla porta si rumoreggia di un Marco Silvestri che era in realtà già nell'area da mesi, vicino al Cagliari, che a sua volta potrebbe andare a cedere scuffetta al Milan. Quanto c'è di vero, che cosa sappiamo di riguardo? Difficile, perché sulla questione l'ultimo aggiornamento che abbiamo avuto è da Gianluca Nani, che ha ribadito che al momento Silvestri è un portiere dell'Udinese e che è una buona cosa per qualsiasi allenatore avere due buoni portieri da alternare. Chiaro che è una dichiarazione che magari è anche volta a far accrescere dell'interesse su Silvestri, che secondo me è giusto e doveroso, non va confuso Silvestri con quello che abbiamo visto nei suoi momenti di difficoltà dell'ultima stagione. Silvestri è un portiere di sicura affidabilità, quindi è giusto che si parli di lui sul mercato. Anche lo stesso Sergio Marcon, che abbiamo intercettato a Bad, ci ha detto serenamente che il ragazzo è molto motivato, ha voglia di rimettersi in carreggiata, ma anche perché ha avuto un infortunio e da poco ha rimesso i guantoni e gli scarpini per allenarsi sul serio. Però non ha nascosto che nell'aria comunque prossimamente ci sarà un incontro con la società per capire quello che sarà il futuro. Se l'Udinese, come pare giusto che possa essere, punterà forte su Okoye dopo che sono sfumate le voci Inter e quant'altro, Silvestri troverà sistemazione. Non lo vedi un Silvestri a fare il vice per un anno intero. E secondo me il vice, poi è chiaro che lui può anche competere per togliere il posto a Okoye, non stiamo dicendo che Okoye è più forte di Silvestri o meno forte, sono scelte che si fanno, poi un ruolo particolare, lo sai bene Ale. Quindi a questo punto, però il Monza ci ha fatto divertire, perché sembrava vicino al Monza, poi no, prende Gollini, poi si allontana Gollini, perché? Perché hanno preso Keylor Navas, adesso vogliono prendere anche Consigli ma non riusciranno a prenderlo, e allora studiano altri. In pratica il Monza fa due portieri, nessuno di questi due sarà Silvestri, uno è Keylor Navas, l'altro vedremo, si stanno valutando più tracce, mi pare Bardi della Reggiana sia il più vicino a fare da vice. Quindi capitolo Monza chiuso, si accende a sorpresa il Cagliari, questa è l'ultima voce che sappiamo. Cagliari può essere una piazza che intriga Marco Silvestri, c'è Davide Nicola, era già stato a Cagliari tra l'altro, esatto. Da giovane e quindi sì, lui gli è rimasto un po' comunque di affezione, è rimasto nel cuore. Cagliari potrebbe essere la mossa giusta, chiaro è che anche lì si andrebbe a giocare il posto con Scuffetta, può essere di no perché c'è questo Milan che è piombato sul Friulano, a cui insomma, se capita, immagino questa possibilità di fare il dodicesimo a Maignan possa anche coglierla volentieri se ci saranno i presupposti. Ma tu pensi che Silvestri sia slegato da Scuffetta al Milan? Cioè il Cagliari lo prenderebbe secondo te a prescindere dalla cessione di Scuffetta? Secondo me può essere, proprio oggi il Cagliari ha dato Radunovic al Bari in Serie B, quindi chiaro che cerca un secondo portiere. Se prendi Silvestri sai che metti anche un po' di pressione a Scuffetta, ma Scuffetta l'anno scorso è partito come riserva, certo, quindi non credo che sia legato a questo. Certo è che se va via Scuffetta, a maggior ragione non dico piombano, al 100%, ma il Cagliari credo prenda Silvestri. Molto probabile. Capitolo difesa è forse
veramente uno dei reparti più complicati da andare a raccontarvi, perché innanzitutto nell'amichevole è stato il reparto in cui i titolari si sono visti meno, perché vuoi Biol che rientrava tardi dagli europei, vuoi gli acciacchi fisici per Perez e Christensen, di fatto la difesa titolare della fine della scorsa stagione noi ancora quasi non l'abbiamo mai vista prima dell'ultima amichevole. Oltre però al campo c'è un extra campo, ovvero un mercato, certo, che vede, sembrava almeno vedere, Perez sicuro partente, Biol sicuro restante, chiamiamoli così, anche perché l'ultima stagione era stato fuori 4 mesi, si diceva dovrà fare un altro anno intero per poi essere eventualmente ceduto al prezzo massimo. Poi però Biol cosa succede? Fa un europeo pazzesco e allora ecco che si ribaltano le voci. Biol cercato da tutti e Perez al momento ancora qua. La verità qual è? Così, è così, è il calciomercato, è anche un po' la cronaca. Non credo che poi le società ragionino così, però è ovvio, Perez nel ritiro non lo vedi mai perché è mezzo infortunato, esce quasi fuori dai radar. Biol no, però l'Udinese intelligentemente, beh, a parte che prima che cede un big l'Udinese ci vuole veramente tanto tempo, però non è che alle prime offerte che sono piovute su Biol ha ceduto, perché sapeva che poteva fare un europeo alla grande e lo ha fatto. Discorso inverso, ma poi ne parleremo, che ha fatto con Iker Bravo bloccandolo prima dell'europeo under 19, altrimenti il Leverkusen magari chiedeva il doppio. Però al di là di questo, Biol al momento ha tante di quelle richieste sul mercato da impallidire, però anche qui Nani è stato chiaro, poi nessuna proprio concreta che dici okay, siamo domani addirittura chiudiamo, sì. Domani chiudiamo, lì è un po' esagerato, però nemmeno fra una settimana chiudiamo. Biol è lì, io ho visto un giocatore, quel poco che si capta, magari l'anno scorso che eravamo su capivamo di più, però io vedo nelle interviste, negli allenamenti, un giocatore che è lì sul pezzo, con la testa. È sempre stato così, no? Però ragazzo, assolutamente, professionista, ma come lo è anche Lazaro e tutti gli tutti altri, guarda, certo. Quindi lo vedo concentrato, vice capitano, mi pare che non si stia defilando, lui è consapevole che potrebbe restare, e c'è questo Bologna che è la scheggia impazzita perché ha i 50 milioni di Calafiori, oltre a quelli che ha preso per Zirkzee, che lasciamo perdere, quindi ha fatto grandi cessioni, ha tanti soldi, però non ne vuole spendere perché sta cercando Hummels che è, insomma, arriverebbe da svincolato, Hummels tentenna, Biol è il piano B, vedremo se si svilupperà poi il gioco delle parti. Addirittura adesso si parla di Bologna su Perez, però sulla difesa mi sbilancio, al momento non vedo cessioni imminenti, quindi si potrebbe anche ripartire con Christensen. Cioè tu dici che esiste anche la possibilità in cui tutti e due restino? Sì, io ho sempre detto e confermo, secondo me c'è la possibilità, avevo un po' esagerato, poteva esserci la possibilità che i quattro nomi partissero tutti o restassero tutti, ma non per esagerare, perché l'Udinese non avendo bisogno di vendere, non è che dici deve sacrificarne, scelgo chi devo vendere, Biol, Samardžić, come si ragionava l'anno scorso, chi vendo tra Samardžić e Beto, non è così, Beto l'hai venduto perché è arrivata l'offertona, Samardžić lo stavi vendendo perché è arrivata l'offertona, poi è successo quello che è successo, dipende dalle componenti, certo. Se trovi l'offerta giusta che valorizza il giocatore, che se il giocatore è contento, sente di voler andare via, si fa, se no non si fa. Quindi secondo me possono rimanere tranquillamente tutti e due. E ti dico, l'abbiamo detto ieri nel servizio, nei sei difensori io continuo a mettere il nome di Matteo entrambi. Palma. Potrebbe essere un il acquisto Il giovane Palma interno. Potrebbe essere un acquisto interno. Sarebbe secondo me complicato poi per Bubnić trovare alternative per la primavera 1. Potrebbe anche allenarsi. Potrebbe fare e poi tutte e due le cose. Entrambe le partite. Cioè. Se, quando serve magari sì, si faranno valutazioni al momento. Comunque però è un reparto che se sta così ha già anche giocato titolare in un amichevole, ha fatto bene. Classe 2008, lo ricordiamo, quindi fra 2 anni dovrebbe è andare. È ovvio che è un amichevole titolare, non è che fai. Dici, però per un 2008 sì. Per un 2008 è un segnale forte che ha dato Runjic, che quindi conferma, no? Quando c'era la diatriba tra chi diceva lancia i giovani, no, non è vero, i giovani di fatto, se, son se bravi, sono bravi. Secondo me se sono bravi poi. In Italia, perché in Italia noi ragioniamo giovani, non giovani, secondo me essendo straniero Runjic viene qua e dice giocano non mi interessa la carica bravi o non bravi se gioca che è se bravo così. Gioca certo esterni invece prima di arrivare al centrocampo nulla si muove no si c'è muove. Questa voce del stavo tra l'altro cercando di approfondire di questo esterno Esteves che potrebbe essere un nome dalla stampa portoghese lo danno quasi per fatto che è comunque un giovane un 2004
cresciuto nelle giovanili del Porto, che però arriverebbe dallo Sporting Lisbona, ha giocato in prestito con la Z. A destra o a sinistra? Destra. No, destra. È un cosa segnale, significa questo? Potrebbe arrivare a parametro zero qualora rescindesse con lo Sporting. Chiaro che nel 2004, comunque, adesso torniamo sul ragionamento dei giovani, non lo conosciamo, io veramente è un nome che leggo adesso, però vuol dire che comunque si sta muovendo. Ma qualcosa. C'è in uscita qualcosa? In uscita io riesco a immaginare solo Bosele. Perché comunque il Galatasaray aveva fatto un sondaggio, si è poi fermato sulla richiesta dell'Udinese, però secondo me poi il Galatasaray sul mercato italiano è sempre molto attento, attivo, sì. Secondo me potrebbe tornarci tranquillamente, magari le parti si sono semplicemente aggiornate, e Bosele che poi continua a farci rammaricare perché in amichevoli fa degli strappi da campione che potrebbe giocare in Champions League alternati a due o tre momenti di svago totale, svagamento, non si capisce, quindi è ovvio che sugli esterni io tendo a difenderli, lo faccio spesso, vorrei vederli adesso con il gioco di Rooney un po' più positivo, magari faranno bene. Camara e Zemura spot stanno dando buone indicazioni. A destra e Izibue salviamo solo l'assist a success, dobbiamo essere onesti, c'è bisogno che dia un'accelerata. Anche perché poi l'anno scorso era partito tardi per l'infortunio, quest'anno deve provare a fare l'anno. Lui è il più grande, è quello che deve al momento deve dire ci sono, posso essere titolare di questa squadra, però fa fatica. Credo per questo tutti i nomi che sono usciti sulla destra. Adesso Esteves, si era parlato prima di Karnicnik della nazionale slovena, molto buono, e si era parlato di Jallov dal Brescia, quindi occhi sono sulla destra, sulla sinistra meno. Secondo me Camara e Zemura saranno. Potrebbero rimanere, perché ci sono secondo me dei margini per vedere cose migliori di quelle dell'anno scorso, soprattutto da Zemura, che un po' alla fine aveva deluso di fatto. Centrocampo? È il ruolo più problematico, però tu l'abbiamo... Tra i quattro prima, dicevi, potrebbero andare via tutti e quattro, immagino ti riferissi, Perez, Bjorn, Samardžić, c'è il quarto, chi era? Lovric, perché Wallace già lo davamo via. Okay. Wallace è andato, perché per me ha già giocato. Invece resta. Certo. E non era neanche tra i possibili, però alla fine poi il sondaggio della Fiorentina c'è stato. È più che un sondaggio, Lovric c'è stata l'offerta, forse è l'unico che ha ricevuto un'offerta, che però l'Udinese non dico che ha ritenuto ridicola perché non sono io a giudicare, però l'ha ritenuta insufficiente, 8 milioni di euro. L'Udinese, da quello che riportano le cronache di mercato, ne chiede 14, quindi è ovvio che è una distanza lunga e non è un caso che la Fiorentina adesso sta andando su altri obiettivi, prenderà Tesman dal Venezia, prenderà forse McKennie dalla Juventus, sta sondando altre piste. Lovric si è presentato subito col biglietto da visita del gol contro il Konyaspor, però in realtà al di là del gol si è visto subito che è entrato lui a centrocampo. E le cose sono si sono oliate un po'. Il centrocampo ha avuto tanti problemi numerici, però noi diciamolo, due giocatori a prescindere da tutto a centrocampo arriveranno, perché comunque va sostituito Wallace e va sostituito Pereira, ma più con un giocatore in mediana che uno in attacco, che siamo ben abbondanti. Si parla di Piotrowski, è sicuramente il profilo preferito, insomma lo conosce bene Runjic, polacco, è in scadenza l'anno prossimo, quindi lo porti qui con 4-5 milioni. E dei giocatori che abbiamo visionato, Ale, dobbiamo dire che, lo ripeto, è quello che assomiglia di più a Wallace per struttura fisica, però è un giocatore totalmente diverso, che lancia bene. Più palleggiatore. Sì. E secondo me quello è un profilo molto buono. Comunque. Piotrowski sì, classe 98, mi pare. Non è un giocatore fatto, ma non... Finito. Comunque è uno dei punti di riferimento del Ludogorets, che in Bulgaria è la squadra più forte, gioca in Champions League o meno, stanno facendo i preliminari. C'è l'altro polacco Sliz, che piace a Runjic, che l'ha anche allenato, quindi tra questi nomi, e poi se ne sono fatti tanti altri, qua del Sunderland, Koulibaly della Salernitana, lì qualcosa arriverà. Sebbene, comunque, Lovric, Pacero considerati potenziali titolari, Zarraga ha dimostrato di poterci stare. Cioè, al momento sono Lovric, Pacero e Zarraga. Approvato a banco. E anche qui abbiamo a banco. No, a banco. Su a banco aveva fatto un ragionamento, perché ne parlavamo fuori onda. È un giocatore che sullo stretto, quando prende posizione alla Cassano dei tempi d'oro, no? Quel giocatore che non riesce a spostare, butta la palla a terra, si gira in mezzo a tre, va, crea superiorità. A me ha strasorpreso. Poi è ovvio che gli manca tanto il passaggio, perché o magari deraglia e fa fallo o la passa male, però sono cose su cui puoi lavorare. Non so come, bravo lo staff, bravo Runjic, hanno anche un po' per emergenza individuato questa soluzione e
da quello che capto nell'ambiente, secondo me, a prescindere dagli arrivi che ci saranno comunque, Abankwa potrebbe restare e in quel ruolo. Potrebbe restare, questa sarebbe assolutamente una novità. Prima di chiudere però manca tutto il reparto di attaccanti e tra gli attaccanti andiamo a inserire anche i trequartisti, quindi Lazar Samardžić in uscita e Iker Bravo in entrata, visto che ha deciso la finale Under 19, premio di miglior giocatore, Coppa portata a casa di europeo di categoria. L'Udinese è stata bravissima, come avevi accennato tu, a prenderlo stavolta prima che lievitasse il prezzo e quindi in entrata e in uscita ti faccio fare il punto ovviamente soprattutto su Samardžić e Iker Bravo. Sì, allora in attacco è reparto dove speriamo sempre che non ci siano infortuni, però quest'anno potrebbero anche starci perché sono davvero tantissimi. Anche qui si parte con delle analisi secondo me al volo, direi che continuo a confermare, dobbiamo ancora conoscerlo, però Pizarro mi sembra sia arrivato per fare il vice Lucca, quindi questo sarà un po' il ruolo di centravanti, perché Davis Runić lo vede molto come mezzo sinistro nel 2-1. Però lì dietro, se aggiungiamo anche Davis, sono tantissimi, perché c'è Tauvin. Davis, c'è Success. Tauvin, che al momento, secondo me, può essere un intoccabile di questa formazione, al di là che è capitano. Allora, se immaginiamo dei potenziali titolari, sono Tauvin e Samardžić. Dietro Samardžić rispetto agli altri, ma può essere una condizione fisica, mi è sembrato meno attivo nell'amichevole, però non voglio fare dietrologie, perché non è comunque una trattativa di mercato col Milan, c'è, non è tanto avviata con l'Udinese quanto con il papà, però c'è. Però non credo, perché l'anno scorso anche non era distratto dall'Inter. Quindi ci sono questi due giocatori, però poi dietro hai, come dicevamo prima, Success Davis, anche altri giocatori, lo stesso Iker Bravo. Sono è chiaro tanti. Che sembrano tanti. È chiaro che uno sembra quantomeno in esubero, sia i due giovani 2005, ma che paiono pronti. Iker Bravo, l'abbiamo detto nel servizio, una battuta di nome e di fatto, perché ok, l'Europeo Under 19 è la sua categoria, non è ancora il calcio dei grandi, ma lo ha abbastanza dominato, segnando solo due gol, ma praticamente lui vinceva quasi sempre il premio del migliore in campo, perché è un catalizzatore di gioco, la prende, la sa smistare, sa resistere ai contrasti anche se non è altissimo, tira bene, si propone, veramente con il Real Madrid... Lui può giocare un po' in tutti i ruoli. Sì. In tutti i ruoli dell'attacco. Lui può giocare. Allora, lui nasce numero 9, però non credo... Però il 9 è spagnolo. Esatto. 9 senza punti di riferimento, poi ti ripeto, secondo me Lucca e Pizarro è la coppia davanti, o Davis all'occorrenza, cioè ce ne sono già di prime punte, quindi secondo me lui viene a fare quel ruolo, magari partendo da sinistra, accentrandosi col destro, ma ha talmente tanti margini di miglioramento che li farà vedere, potrà giocare ovunque. È difficile pensare che un Pizarro che ha ricevuto una standing ovation in Cile per il suo addio come se fosse una star ultra trentenne, Iker Bravo che vince il premio di miglior giocatore europeo del Cielo, vadano in primavera. No. È difficile pensarlo, quindi restano per fare... E allora però sono tanti, sì, perché poi io allora ti chiedo, facendo i giochi, Samardžić Bravo, Lucca, Pizarro, Tauvin, Davis, Brenner e Success? Esatto, sono rimasti fuori due, no? Sì. E sono rimasti fuori due che erano titolari praticamente fino a... Assolutamente sì, Brenner è stato provato titolare molto a lungo, il che apre la strada al fatto che sarebbe la cessione meno dolorosa, ma magari da casa mi fustigano, quella di Lazar. O fai un progetto esagerato, però non so se lo hanno in cantiere Runić, non credo, di spostarlo a mediana, però se tu sposti Samardžić nei due dietro, fai il calcio che può piacere a Max Moras, per fare una battuta. Un saluto a Max Moras. Sì, perché io lo adoro con questa sua idea di calcio ultra offensivo, però che ovvio che deve avere degli equilibri. C'è chi dice che invece è quello magari il ruolo di Samardžić. Sì, ne abbiamo visti, no? Cioè, Pirlo è diventato il miglior regista del mondo nascendo un altro ruolo. Sì. Però diventa difficile. Ovvio che c'è tanto esubero al momento. Beh, c'è qualcuno deve... Abbiamo quasi tre tridenti concreti. Però non ci sono offerte concrete. Non ci sono offerte concrete. Credo che l'unica offerta reale è quella per Matheus Martins. Che è andato. Che in cui l'Udinese è incazzato. Che è andato? È andato, atterrato, intervistato. Bene. L'hanno intercettato subito perché lì è un colpone. Ma Matheus Martins, non che lì, nel senso che qui non lo fosse. Però qui ha avuto le sue difficoltà anche dal punto di vista fisico. E direi che è l'ennesimo, anche un po' capolavoro dell'Udinese, che è riuscito a rivenderlo a 10 milioni più 2 di bonus, che è un buon tesoretto che andrà poi a reinvestire, oddio, che ha anche un po' già reinvestito, perché Iker Bravo, non dimentichiamo che è un'operazione in cui l'esborso è stato buono, importante, perché era 10 milioni il riscatto, ovviamente l'ha ottenuto a qualche milione di meno, soprattutto
il Bayer Leverkusen si è tenuto 50% della rivendita, il che vuol dire che sai che questo giocatore lo rivenderai più almeno a 20-25, se non mi sbaglio. Guarda, Zirze è andato via dal Bologna United per 40 milioni e la metà di questi soldi. Alla fine poi vedi, il mercato lo decidono le squadre inglesi, perché il Bologna, Calafiori lo voleva chiunque, Zirze, Milan, Manchester United e Arsenal, 90 anche Calafiori, milioni. 50% di rivendita, il Basilea si è guadagnato i soldi. Vabbè, ma è ovvio, no, ma è così, così il mercato è sempre deciso dalle squadre di Premier League, perché in Italia, che ne diciamo, non ci sono i soldi. Questo è, di fatto. Bene, questo è stato il punto, alla fine è stato un punto intenso, non abbiamo neanche più il tempo di mostrarvi ulteriori servizi che comunque erano andati in onda pochi minuti fa nel telegiornale, insomma l'ultima novità di fatto delle ultime ore, di ieri sera in realtà, è Tobin che diventa capitano con Biol Vice, come avevamo spiegato, Iker Bravo l'aveva già detto lui stesso, insomma aveva già firmato con l'Udinese e quindi è pronto per fare una grande stagione, per le uscite staremo a vedere, quello che ci ha raccontato Stefano Giovanpietro è un pochino quello che sta accadendo, l'Udinese vende, se arrivano offerte concrete. Di trattative reali, alcune ce ne sono, ma di ufficialità a breve no. Non abbiamo parlato di Sanchez, non ci siamo dimenticati, ma no. È tutto fermo. Stiamo cercando di capire quando e se si chiuderà. Le notizie ve le abbiamo date, l'interesse è concreto, lui sembra stia aprendo, vedremo quello che accadrà. Grazie a Stefano Giovanpietro. Grazie, grazie a te Adam. Grazie a Pietro Piccini in regia, grazie a voi per averci seguito e vi auguro una buona serata.